numeri sono impressionanti perché ci dicono che fino a 2 anni per un eco Doppler in Lombardia, fino a 523 giorni per una visita oculistica a Udine, 645 giorni, pensate, per una colonscopia a Chiavari in Liguria, 612 giorni per una visita endocrinologica a Messina. Sì, sono dei numeri che ci fanno pensare a un'emergenza, quella delle liste d'attesa, che è stata fotografata da un rapporto di Federconsumatori che investe tutto il paese, da nord a sud. Per ridurre questi numeri è partito un piano contro le liste d'attesa, approvato in Consiglio dei Ministri, che ha dato il via libera sia a un decreto legge sia a un disegno di legge. Oggi ne parliamo con i nostri ospiti e cercheremo di capire con loro cosa potrebbe cambiare per i cittadini con queste nuove misure. Buongiorno, buongiorno. Maria Stella Giorlandino, benvenuta. Grazie. Presidente Confapi Sanità e Salute Regione Lazio, e collegato via web da Siracusa il presidente Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Allora, buongiorno presidente Anelli. Buongiorno. Vorrei cominciare con lei e mi piacerebbe mostrarle una grafica che riguarda i tempi medi di attesa per visite specialistiche ed esami in Italia. Allora, i numeri sono impressionanti, no? Perché pensate, una visita dermatologica 137 giorni, oncologica 132 giorni. Allora, sicuramente il periodo di pandemia non ha aiutato, ha accentuato questi problemi, ma siamo veramente in un'emergenza. Sì, esatto, siamo in un'emergenza perché in Italia ci sono 4 milioni e mezzo di cittadini che, a fronte di questi gravi ritardi, rinunciano alle cure, mettendo in crisi l'universalità del sistema e determinando ovviamente una spesa anche del privato che oramai sfiora i 40 miliardi di euro. Diciamo che quindi il tema delle liste d'attesa rappresenta oggi il vero problema della sanità, è correlato a tanti fattori, però credo che fosse molto doveroso da parte del governo intervenire e cominciare a metterci mano. Allora, Giorlandino, appunto l'abbiamo detto, le lunghe liste d'attesa hanno spinto il 40% degli italiani che avevano bisogno, avevano urgenza di una visita specialistica, a ricorrere al privato. All'Addello diceva 41 miliardi più o meno è la spesa sostenuta dai cittadini per le prestazioni nel 2021. Lei sostiene che pubblico e privato dovrebbero collaborare. Allora, prima di tutto io ho piacere di poter dialogare con i cittadini. Il privato accreditato è un erogatore pubblico, nel senso, quando ci si rivolge a una struttura privata accreditata, il rimborso è lo stesso identico di un ospedale pubblico. Faccio l'esempio per noi donne. Una mammografia viene risarcita con l'EAD 38 euro, ma come lo prende una struttura ospedaliera pubblica? Viene dato al privato accreditato. Ecco, io come facciamo a capire qual è il privato accreditato? Mi scusi, io sono il cittadino. Sono le strutture private accreditate. Le troviamo. Sono praticamente, riassumo, sul territorio esistono gli ospedali pubblici, gli ospedali privati accreditati, le strutture completamente private. Esiste poi questa vera medicina del territorio, che sono gli ambulatori e i poliambulatori a livello nazionale. Sono ben 95.000 con 350 dipendenti, di cui più di 3.000 sono privato accreditato. Benissimo. Una cosa vorrei dire. Sì. La sanità privata accreditata costa meno. Io ho parlato tante volte con il ministro Schillaci. A un privato accreditato, se dai 38 euro, con quello copre tutte le spese. Una struttura pubblica, un ospedale, una mammografia arriva a 450 euro. Quindi la collaborazione è l'uscita da questo problema. Allora Anelli, l'abbiamo detto, il piano per l'abbattimento delle liste d'attesa ha avuto il via libera in Consiglio dei Ministri. Proviamo a capire insieme che cosa potrebbe realmente cambiare per i cittadini. Allora, intanto diciamo subito che si tratta di un pacchetto di 22 articoli in due testi, un decreto legge e un disegno di legge. Quindi in concreto, con queste misure, se dovrò prenotare un esame, che cosa cambierà rispetto alla situazione attuale?
La tendenza è quella ad ammettere più medici nel sistema e più professionisti sanitari, quindi questo naturalmente porterà un po' di tempo finché, come dire, i concorsi non vengono fatti. L'aspetto positivo è che noi aumentiamo oggi del 15% nella spesa per l'assunzione del personale rispetto a quella dell'anno prossimo. Per il 2025 invece aspettiamo una nuova regolamentazione da parte di Agenas e del Ministero, e che dovrebbe introdurre invece i cosiddetti parametri. I punti li stiamo vedendo in una grafica accanto mentre lei sta parlando, quindi insomma per chiarire meglio ai nostri telespettatori quali sono i punti. Però Giorlandino, un altro punto importante è questo, cioè se le prestazioni richieste non verranno erogate nei tempi previsti, le aziende sanitarie dovranno garantire al privato un trattamento in intramenio, appunto in un privato accreditato. Quindi come funzionerà la piattaforma nazionale per le liste d'attesa, allora, e il CUP, quindi con tutte le prestazioni disponibili del pubblico e del privato convenzionato? Io do un merito alla Regione Lazio perché già funziona prenotazioni tramite CUP e quindi già è partito in questo sistema. Naturalmente per fare queste piattaforme non ci vorrà del tempo. Io consiglio, perché sto sul territorio nella sanità da più di 30 anni, bisogna aumentare i budget, bisogna, io prego il governo, di metterci dei fondi, perché mettendo dei fondi e dando la possibilità al privato accreditato, che nei LEA quello che viene erogato costa, non costa di più il privato accreditato. Okay. Io feci un progetto al ministro Schillaci di una proposta tra gli ospedali e le strutture private in una regolazione immediata dove il cittadino paga solo il ticket e il privato fa i percorsi. Noi abbiamo bisogno del percorso diagnostico, sicuramente in breve tempo, su situazioni che noi viviamo nelle strutture delle nostre associazioni, si porterebbe a termine questo gravoso problema. Allora, uno dei punti che è contenuto nel disegno di legge è quello che riguarda proprio le farmacie, no? Che dalla pandemia in poi sono diventate un po' un punto di riferimento per le persone. Quindi che cosa vuol dire? Che alcune prestazioni anche di tipo diagnostico potranno essere svolte perfino nelle nostre farmacie. La nostra Cristina Conforti è andata a vedere appunto proprio in farmacia. Vediamo. Se le ipotesi legislative si concretizzassero, quali prestazioni sanitarie aggiuntive si potranno fare in farmacia? Le analisi del sangue, ovviamente sono anche i laboratori, qui è uno screening di prima istanza. Quello che è molto importante però è la telemedicina, quindi elettrocardiogrammi, oltre pressori. Questi esami a chi poi vengono mandati, tracciati degli elettrocardiogrammi? Il farmacista applica la tecnologia, ma poi lo screening si fa in un centro specializzato cardiologico e rimanda poi la risposta in farmacia. E soprattutto perché abbrevia i tempi. Anche luoghi vicini al cittadino, in qualche modo, le farmacie, secondo lei? Sì, perché si crea un po' come un ambiente di quartiere, cioè loro conoscono i pazienti. Alla fine del discorso ci sono delle persone che sono professionisti che penso che possano farlo. Se riuscissimo ad ottenere appunto il placet del sistema sanitario nazionale, potremmo sicuramente dare una mano sulle liste di attesa, questo non c'è dubbio. Effettuiamo analisi del sangue con prelievo capillare, effettuiamo anche prenotazioni presso il CUP, effettuiamo anche molti screening. Uno dei passaggi che faremo a breve, speriamo, è che la farmacia diventi anche un punto di accesso per l'assistenza domiciliare. Il passaggio importante proprio per snellire gli accessi agli ospedali è che questi servizi si possano effettuare in farmacia anche col Servizio Sanitario Nazionale, quindi anche in convenzione. L'abbiamo detto, dalla pandemia in poi il ruolo delle farmacie è cambiato, un cambiamento confermato dalle disposizioni del disegno di legge semplificazioni del 26 marzo. Allora Anelli, cosa potrebbe sancire questo nuovo disegno di legge? Io penso che il disegno di legge prende atto di una carenza che c'è sul territorio, non di strutture, bensì di prestazioni erogate. Quindi ha ragione la dottoressa Giorlandino quando dice che è necessario metterci più fondi. Se ci fossero più fondi, oggi gli erogatori presenti sul territorio risponderebbero in maniera più adeguata e darebbero ovviamente risposte alle liste d'attesa. Grazie, quindi le farmacie, se si inseriscono
prego. Grazie, grazie. Giorlandino, velocissima, un'ultima battuta. Allora, rivolgetevi, governo, alle strutture già presenti. Okay. Le farmacie possono essere utili, ma devono rispettare i 420 requisiti che noi sul territorio rispettiamo. Grazie, 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 grazie Anelli, grazie Giorlandino.